Buonasera a tutti, cercherò di essere leggero perché ormai insomma cominciamo a essere un pochino stanchi. Sono qui chiaramente per portare quello che è il nostro, l'esempio appunto di sinergia con gli enti locali in Arpa Campania, uno degli esempi di sinergia, quello sul mare e quello anche un poco più ricco di attività. Com'è cominciato? È cominciato tutto nel famoso 2007, tutti ricorderete più o meno insomma l'inizio della tematica Osteopsis gestita a livello nazionale con quindi l'emanazione delle linee guida da parte del Ministero proprio sul fenomeno dell'osteopsis. E in quell'anno, in maggio, sì, in maggio del 2007, l'ARPAC contribuì anche alla validazione dei protocolli di monitoraggio facendo i primi campionamenti in mare. In quell'estate, nel luglio del 2007, oltre ai nostri campionamenti, diciamo contestualmente ci furono delle evidenze da parte di aumento di abbondanze riscontrate dalla stazione zoologica Anton Dor di Napoli sulle macroalghe insomma, che portavano avanti una loro linea di ricerca. La quantificazione di elevate quantità di palitossine da parte del Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali dell'Università Federico II e anche l'evidenza di un'elevata tossicità al biotest condotta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. In seguito a tutto questo, ARPAC, insieme con questi altri enti, decise di effettuare una comunicazione del rischio alla Regione Campania. E quindi, proprio in quell'estate, la Giunta regionale costituì un gruppo di coordinamento regionale proprio per la gestione di questo tipo di fenomeno. Venne costituito appunto un gruppo multidisciplinare che vedeva gli enti di cui già vi ho parlato di ricerca, in più l'ARPA Campania, in particolare la unità operativa mare, che si occupava proprio del monitoraggio in mare ed era anche capofila di tutta l'attività. In più c'era anche l'Osservatorio regionale sulla sicurezza alimentare che inizialmente si occupava soprattutto della comunicazione del rischio. Venne redatto proprio il primo progetto di monitoraggio dell'osteopsis in Campania sotto questo gruppo multidisciplinare che poi fu un po', diciamo, tutto questo fece un po' da precursore rispetto a quello che poi troviamo citato nel decreto legislativo 116 e nel decreto ministeriale del 30 aprile 2010 per la balneazione, dove appunto auspicava proprio che questa elaborazione e organizzazione di questi piani inerenti all'osteopsi sovata fossero affidate ad un apposito gruppo di coordinamento proprio costituito da esperti in vari settori di pertinenza. Nell'ambito dei primi anni, dal 2007 al 2011, il piano venne rimodulato varie volte, venne fatta una elaborazione di tutte le risultanze di questi anni e venne fatta anche un'analisi dei rischi che portò diciamo, alla formazione, alla strutturazione di un piano di sorveglianza vero e proprio che poi fu inserito da parte della Regione Campania nel piano regionale integrato per i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, sanità pubblica veterinaria e sanità delle piante. Perché appunto la sinergia che si viene a creare è proprio con il settore veterinario dell'assessorato alla sanità della Regione Campania. In quest'ambito appunto abbiamo il piano come poi nel tempo viene anche recepito dal decreto legislativo 116 negli allegati, cioè con le varie fasi, le fasi di routine, attenzione ed emergenza, c'era l'informazione agli stakeholders, monitoraggio sindromico che veniva fatto a livello delle ASL e delle guardie mediche, dei presidi ospedalieri e quindi c'è stata tutta un'attività il cui fine era quello appunto sanitario, legato sia al rischio dei bagnanti, quindi con monitoraggi sull'acqua e sugli aerosol, ma anche sul rischio alimentare fatto anche sulle macroalghe e su organismi eduli, in particolare mitili e ricci di banco naturale, e alla fine insomma, del quale veniva fatta eventualmente una comunicazione del rischio ed eventuali divieti di balneazione e pesca. Tutta questa attività che veniva fatta nell'ambito di questo gruppo disciplinare col settore veterinario, però, era comunque in più rispetto all'attività,
che poi veniva fatta sulle acque ai fini del 116. Diciamo, grazie a questa prima esperienza, il settore veterinario ebbe un po' l'opportunità di valutare l'operatività della unità operativa mare, in particolare a livello dei mezzi, della logistica e della dislocazione di tutti i mezzi che ha l'ARPA, che poi i miei colleghi negli interventi successivi diciamo definiranno, ma anche le strumentazioni oceanografiche e la professionalità del personale, per cui cominciò a chiedere di partecipare a più attività. Una di queste che insomma abbiamo fatto sempre in collaborazione dal 2010 al 2013 circa è stato il supporto logistico alle attività di sequestro di impianti di mitili abusivi nel Golfo di Napoli. La task force che fu creata appositamente, sempre coordinata dal settore veterinario, diciamo, vedeva l'ARPAC e l'Uomare a supporto delle operazioni di sequestro, in particolare per, diciamo, con l'utilizzo del nostro battello oceanografico, che era l'unico in regione a poter diciamo, supportare da questo punto di vista le operazioni di recupero, perché come vedete un po' dalle figure, praticamente questi impianti abusivi sono dei veri e propri impianti di miticoltura, così come li conoscete, ma tenuti qualche metro sotto il pelo dell'acqua, grazie al, diciamo, venivano tarati in qualche modo dei grandi bidoni riempiti d'acqua, il giusto per tenere tutto l'impianto 4-5 metri sotto il pelo dell'acqua. Quindi c'erano il comando dei carabinieri, il nucleo antisofisticazione, la legione dei carabinieri, il nucleo navale a supporto, e il nucleo dei sommozzatori che di fatto andavano a tagliare le cime. Quindi veniva tutto a galla e noi, insomma, grazie all'operatività del nostro battello oceanografico, trainavamo tutto, tiravamo tutto a bordo, materiale che poi chiaramente successivamente veniva smaltito. Nel 2015 arriviamo all'istituzione del centro di riferimento regionale per la sicurezza sanitaria del pescato, sempre nell'ambito del settore veterinario dell'assessorato alla sanità, la cui mission era appunto quella di fornire prestazioni sanitarie di elevata complessità, didattica e ricerca finalizzata soprattutto chiaramente in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Il gruppo che si occupa di molte attività comprende l'ARPA Campania, ma anche gli istituti di ricerca universitari, le aziende sanitarie locali, l'istituto zooprofilattico e varie forze dell'ordine, a seconda chiaramente dell'attività da affrontare. Tra le prime attività che chiaramente va a confluire in questo centro sarà tutto il gruppo di lavoro, quello dell'osteopsis, insieme anche con l'attività dell'osteopsis come l'abbiamo vista prima. Nel 2015 quindi comincia una prima attività sotto l'egida di questo centro, che è quella di un monitoraggio relativo al rischio epidemico di epatite A, dopo che ci fu proprio nel 2015 un riscontrare di evidenze insomma, della presenza del virus di epatite A e nei molluschi e anche in una casistica dal punto di vista sanitario. Quindi si mise su in piedi un programma di monitoraggio sulla ricerca del virus dell'epatite A nelle potenziali fonti idriche di contaminazione prossime alle zone di produzione dei molluschi. Anche in questo caso il gruppo questa volta è composto da ARPAC, quindi sempre dall'unità mare che si occupa del prelievo dei campioni di acqua, insomma, nelle zone della miticoltura, vicino agli scarichi soprattutto, ma soprattutto viene coinvolto il laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché? Perché diciamo che non esiste una vera organica regolamentazione dal punto di vista nazionale né comunitario su questa problematica. Quindi il nostro assessorato alla sanità richiede supporto al Ministero della Salute e quindi all'Istituto Superiore di Sanità, con la quale poi viene gestito, messo in piedi e portato avanti tutto un protocollo di monitoraggio e di, diciamo, anche di intervento in caso di positività. In particolare, vedete nella cartina tutti i punti che le stazioni che sono state campionate, che sono 27, che nel biennio 2017-2018 vengono monitorate nel corso di tutti e due gli anni con frequenza bimestrale, con circa 162 campioni all'anno. Ancora nel 2017 un'altra attività
fatta insieme con questo centro di sicurezza su Pescato, è un'attività pilota per il monitoraggio sperimentale finalizzato a rilevare l'eventuale presenza di cianobatteri in acqua di mare. Gruppo disciplinare questa volta è sempre quello del, cioè, prevede sempre insomma, la nostra collaborazione. Noi abbiamo redatto il piano di monitoraggio e ci siamo occupati dei campionamenti chiaramente in acqua. Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Partenope di Napoli che ha integrato i risultati dei monitoraggi con diciamo, risultanze da voli aerei, sensori satellitari e anche l'uso diciamo, di droni. Il Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II che si è occupato della caratterizzazione e quantificazione delle tossine dei cianobatteri e il Dipartimento di Veterinaria della Federico II, sempre Università di Napoli, che ha valutato la qualità dei prodotti della pesca, in particolare quello della miticoltura. Sono stati effettuati il campionamento su 10 stazioni con frequenza mensile tra luglio e settembre con una sommatoria di circa 90 campioni. Tra le altre attività, e con questa ho finito, con cui abbiamo continuato a collaborare, c'è un supporto che noi diamo a un progetto di dispersione degli inquinanti per una validazione di un sistema predittivo sulla circolazione degli inquinanti, sempre in prossimità delle zone di produzione dei molluschi bivalvi, in cui però il nostro supporto è stato dato dai laboratori che si occupano dell'analisi microbiologica su queste acque, che poi viene integrata con i modelli di circolazione delle acque e in ultimo, un supporto anche all'attività di formazione dei medici veterinari in campo ambientale e sanitario. Grazie a tutti per l'attenzione.